Noi abbiamo questo obiettivo di offrire un'attenzione maggiore ai giovani, farli appassionare in generale, appassionare se possiamo anche al mondo del lavoro. Per la celebrazione dei 70 anni abbiamo avviato un percorso informativo coinvolgendo testimonial che possano portare l'attenzione al mondo del lavoro da parte delle famiglie, dei genitori e dei ragazzi. Abbiamo lanciato la scuola per genitori, che secondo noi è un omaggio alla comunità, anche perché Confartigianato, che rappresenta 10.000 imprese e 14.000 pensionati, ha un bacino di utenza importante e ci confrontiamo quotidianamente sulle esigenze, e da parte di molte famiglie l'esigenza di lavorare insieme per cercare di trovare strumenti idonei oggi ad aiutare i nostri ragazzi. E la dinamica che si è manifestata qui a Pesaro, noi avevamo avuto modo di conoscere Ario Costa alcuni anni fa, io personalmente sono anche tifoso della VL e quindi conoscevamo per la Scavolini Ario, e abbiamo avviato una collaborazione con le nostre imprese, creando anche delle sinergie con dei B2B che hanno portato un valore. Noi abbiamo anche tante imprese che sono nel mondo dello sport, quindi come settore, e quando c'è stata questa disponibilità da parte di Ario non ce la siamo fatta scappare, quindi la possibilità di farlo entrare nel team Confartigianato per noi è un grande onore, e ovviamente l'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi, entrare nelle scuole, mettere in rete le imprese per creare progetti concreti per un benessere della comunità. Comporta un impegno piacevole, un impegno interessante e stimolante, dove si vengono coinvolti diversi soggetti che sono i giovani, sono le imprese, sono le scuole, sono i genitori, insomma tanti che fanno parte di questo mondo Confartigianato che, ripeto, io ho scoperto già da un po', poi chiaramente si conosce, non è che, però non così in profondità come sto verificando adesso, e c'è effettivamente ci saranno tante opportunità di lavorare. Giovani sicuramente sono al primo piano.